imprevedibile, come la vita. Nuova gamma Renault. Buon pomeriggio agli amici di Salento Television dal campo comunale di Galatone. Luigi Rizzo, pronti per raccontarvi le emozioni di Galatina Casarano, valida per la 13ª giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza. Adesso andiamo con la lettura delle formazioni, con il Galatina che schiera tra i pali Gentile, poi Colazzo, Minafia, Dellatti e Murgiano, Valente, Lezzi, Cambò e Cambò, Marra e Rosato. In panchina a disposizione del mister Coluccia, Greco, Schiera, Zizziri, Solidoro e Dell'Anna. Mister Sportillo invece schiera quest'oggi tra i pali Montagnolo, poi Marretti, Palma, D'Arcante, Vergori, Casalino, Trovè, Vicedomini, Antenucci, Quarta, Caputo. A disposizione Milli, Stranieri, Diop, Lede, Rescio, Torsello e Pluchino. Adesso attendiamo soltanto che le formazioni entrino in campo. Alzo gli occhi su ed oggi il cielo è rosso blu, e fino a quando io vivrò solo una squadra seguirò. Quella maglia che ci fa il cuore battere, insieme noi, coi nostri eroi, noi non ci lasceremo mai. Casarano sei, tutti i sogni miei, fin da quando ero piccolino. Casarano dai, non mollare mai, e la curva nord esploderà. Casarano sei, malattia per noi, malattia che ci fa stare bene. Casarano vai, io ti seguirò, forza Casarano griderò. Le squadre adesso vediamo che fanno il loro ingresso in campo. Ricordiamo l'arbitro dell'incontro, il signor Bruno della sezione di Molfetta. Thank you.
Ripetiamo le formazioni del match con il Galatina allenato dal mister Coluccia, che schiera tra i pali Gentile, poi Colazzo, Minafia, Dellatti, Murgiano, Valente, Lezzi, Cambò, Marra e Rosato. In panchina Greco, Schiera, Zizzeri, Solidoro e Dell'Anna. Mister Sportillo invece quest'oggi schiera tra i pali Montagnolo, poi Marretti, Palma, D'Arcante, Vergori, Casalino, Trovè, Vicedomini, Antenucci, Quarto e Caputo. A disposizione Milli, Stranieri, Diop, Lede, Rescio, Torsello e Pluchino. Quasi tutto pronto adesso per il fischio d'inizio del match, con il Casarano che batterà il calcio d'inizio da sinistra verso destra. Intanto l'assistente controlla la porta perché sembra esserci qualcosa che non va. Casarano che si schiera con il solito 3-5-2, quest'oggi la vittoria è importante per conquistarsi un posto nei playoff. Adesso sembra essere quasi tutto pronto per l'inizio del match, con l'arbitro che ravvede le ultime cose prima di fischiare. Ecco qui che parte il match con il pallone subito a sinistra girato per Cristian Quarta, che appoggia dietro per Trovè, che torna da Vicedomini. Ancora il giro palla del Casarano con Vergori, che allarga ancora una volta per Marretti. Adesso una sponda, la palla verso Antenucci che la controlla e la gira ancora per Cristian Quarta, che ancora una volta allarga per Marretti, che adesso cambia palla. Pallone spazzato, poi Vicedomini al volo, Antenucci in posizione regolare, Antenucci, Gentile para, il pallone che rimane ancora in aria, il numero 3 la spazza adesso, la controlla Trovè, Trovè in mezzo, trova Caputo e il Casarano è subito in vantaggio. Dopo appena un minuto il Casarano va subito avanti grazie al gol di Antonio Caputo, 1-0 per il Casarano. Non comincia nel migliore dei modi questo match per il Galatina, infatti il Casarano subito colpito. Adesso si ricomincia con il giro palla del Galatina, il pallone nella zona di Lezzi che non ci arriva, allora fa uscire fuori il pallone Palma, poi appoggia per Vergori. Vergori prova a girarlo, pallone deviato, rimane ancora a disposizione, c'è un fallo su D'Arcante, calcio di punizione per il Casarano nella propria metà campo. D'Arcante lo batte velocemente, anzi poi si ferma, lascia la battuta a Vergori che allarga per Marretti. Marretti torna ancora una volta da Vergori che aspetta e poi sale palla al piede, vuole lanciare lungo per Antenucci che è in posizione irregolare, allora lascia il pallone che sfugge via e va tra le mani del portiere del Galatina, Gentile, che la controlla col petto e poi la mette a terra. Invita i suoi a salire ed è pronto per il rilancio lungo. Va in avanti nella zona di Marretti che è molto bravo nel metterla a terra e serve Antenucci che fa una sponda per Caputo. Caputo ancora non si intende con Cristian Quarta, allora può ripartire il Galatina. Vediamo adesso il pallone allargato a sinistra per Minafia che sbaglia il passaggio, allora può ripartire il Casarano ancora una volta con Cristian Quarta che prova ad allargare, ma Minafia chiude tutto e sarà rimessa in zona offensiva per il Casarano, battuta velocemente da Trovè, il pallone verso Caputo, Caputo si gira, torna ancora da Trovè che va al cross alto fuori, messo bene fuori dalla difesa del Galatina, pallone che adesso torna tra i piedi di Marretti che va in avanti nella zona di Palma che prova a tenerla in campo e si prende una rimessa laterale, battuta velocemente per D'Arcante che va da Antenucci che prova a controllarla ma non ce la fa, il pallone che arriva tra i piedi ancora una volta il portiere del Galatina che la fa sua su con le mani e prova a rilanciare facendo salire i suoi. Rilancio sbagliato del portiere e allora sarà rimessa per il Casarano, andrà a battere Francesco Marretti.
sbaglia il passaggio anticipato da un giocatore del Galatina. Adesso Vergori, aiutato da Trové, che si gira e allarga poi per Marretti, che di prima va in avanti, sbagliando però il passaggio. Ancora Marretti. Marra intercetta a centrocampo, ma Caputo svetta di testa e poi Antenucci. Arriva prima di lui Gentile. Scusate. Pallone spazzato, adesso Cambò. Pallone lungo, ma esce Montagnolo e la fa sua. E appoggia poi per Vergori. Quarta, gira per Vicedomini, che prolunga per Caputo. Una buona sponda per Antenucci. Ancora la palla per Caputo. Caputo ci prova col sinistro deviato, sarà rimessa laterale. D'Arcante. Marretti torna indietro da Vergori. Ancora il pallone per Francesco Marretti, che prova a salire. Ancora la sponda di Cambò. La posizione è regolare, anzi no, si alza con un pizzico di ritardo la bandierina dell'assistente numero 2, il signor Zingarelli, che segnala il fuorigioco. Adesso Cristian Quarta prova a cambiare il gioco, il pallone intercettato, sarà rimessa laterale per il Casarano. Va a battere Casalino, che va in avanti verso Caputo. Caputo voleva il fallo, ma l'assistente non segnala nulla al suo collaboratore. Allora il Casarano, che però recupera palla con Vicedomini, che allarga a destra per Trové. Il cross di prima un po' lungo, ma ci arriva Palma, che la rimette in mezzo, rimane a disposizione di Antenucci, ma poi viene spazzato da Colazzo. Adesso in avanti verso Cambò, che non ci arriva, svetta su di lui Marretti. Allora il pallone per Cristian Quarta, che scambia con D'Arcante, che va al cross intercettato, messo fuori, ma ancora Vicedomini, ci arriva lui. Ancora la sponda di Cristian Quarta, ma c'è un fallo in attacco da parte del Casarano. Si incarica della battuta Gentile, che va in avanti nella zona dove la può mettere a terra tranquillamente Casalino, e poi Trové nella zona di Cristian Quarta, che non ci arriva. Adesso Colazzo la mette a terra. In avanti nella zona di Michael Cambò, che la appoggia ancora lì indietro, sbagliando il passaggio, intercettato però. Allora sarà ancora rimesso per il Galatina in zona tre quarti. Battuta veloce verso Marra, che prova a girarsi, però perde palla. Allora Caputo per Antenucci, che allarga a destra per Vicedomini. Pallone troppo corto, allora intercettato e continua Minafia. D'Arcante allarga per Marretti. Pallone per Palma, che va in verticale, intercettato da Dell'Atti. Adesso è Marra per Colazzo. Subisce un colpo al volto da parte di Caputo. Allora sarà calcio di punizione per il Galatina. Adesso Minafia gira palla in avanti, sbagliato il pallone. Allora D'Arcante prova a far ripartire subito il Casarano. Il pallone per Vicedomini. Vicedomini allarga a destra per Antenucci. Ancora Andrea Antenucci prova a liberarsi con un dribbling di Minafia. Intercettato il pallone, messo fuori ancora una volta. Palla al piede del Galatina, che ne esce bene sempre con Minafia. Adesso prova a salire, però sbaglia il controllo. Può ripartire il Casarano con Trové, che prova lo spunto, ma viene fermato da Marra in rimessa laterale. Va a battere lui stesso.
si avvicina a prendere palla Vice Domini, che scambia velocemente, poi c'è un fallo per tocco di mano di Trovè, che voleva lui il fallo, ma l'arbitro ha visto soltanto il suo tocco di mani. Quindi sarà calcio punizione per il Galatina nella propria metà campo, nella propria zona difensiva. Adesso lo scambio corto e il pallone che poi adesso va a lungo nella zona dove svette testa Casalino. Ancora Casalino, sbaglia il passaggio, intercettato, può ripartire il Galatina con Michael Cambò, che scambia con Cristian Cambò, che però sbaglia il pallone in verticale, messo fuori poi da Marretti. Rimessa laterale in zona offensiva adesso per il Galatina, che prova a giocarsela a viso aperto nonostante le mille difficoltà. Battuta adesso lo scambio, il pallone in aria dove Montagnolo può tranquillamente farla sua e poi appoggia vicino per Marretti, che va da Vergori, largo da Casalino, che prova a salire palla al piede. Casalino provato ad allargare, ha sbagliato il passaggio, adesso il Galatina può provare ad offendere. Entra in aria il numero 6, che rientra, il pallone intercettato da Casalino, che è stato bravo a rientrare, e sarà calcio d'angolo per il Galatina quando siamo giunti al decimo minuto di gioco. Si avvicina Colazzo per lo scambio, adesso lascia la battuta a lui, il proprio compagno. Quattro uomini in aria per il Galatina, che proveranno a staccare di testa. Pallone messo fuori da Cristian Quarta adesso, e poi Palma prolunga il pallone, che rimane a disposizione di Minafia, che allarga per il proprio compagno, il numero 6, che va al cross, una buona palla, ma Montagnolo la fa sua e prova a far ripartire velocemente il Casarano, allargando a destra per Vice Domini, che la controlla di destra e poi di sinistra, appoggia per Casalino. Trovè ancora per Vice Domini, poi D'Arcante in verticale nella zona dove Dell'Atti anticipa molto bene Antenucci. Buona copertura del difensore del Galatina. Adesso prova ancora a ripartire il Galatina con Marra, che allarga a destra, pallone però troppo corto, intercetta Palma, che parte, è partito, ha superato il proprio avversario, va al cross basso messo fuori da Dell'Atti, ancora a disposizione però per Palma, che prova a girare, intercettato adesso, e prova a ripartire il Galatina. Pallone in avanti troppo lungo, intercetta Marretti, ancora una volta però il numero 10 Marre bravo ad allargare a sinistra, prova a chiudere D'Arcante, che infatti riesce a chiudere il proprio avversario, rimessa laterale. Battuta adesso da Casalino. Intercettato il pallone, prova a recuperarlo Michael Cambò, che però viene chiuso, rimessa laterale sempre dal solito Casalino, che va a battere velocemente per D'Arcante, che tutto solo può girarsi, lo fa, va da Marretti, che va a largo ancora per Eugenio Palma, che prova a salire palla al piede. Palma va in verticale da Cristian Quarta, che ha spazio, va il cross di prima, troppo lungo, sbagliato questo cross di Cristian Quarta. Allora il pallone si spegne sul fondo, sarà rimessa dal fondo per il Galatina, provato a battere la veloce Gentile, ma Antenucci in linea agguato, allora dovrà allontanare questo pallone. La battuta nella zona di Valente, bravo a metterla a terra, affrontato da Trovè, che non lo fa girare, prova a recuperare palla il Casarano, però viene fermata l'azione da Minafia. Adesso ancora Marretti, intercetta di testa, poi Caputo tiene questo pallone vivo e prova ad andarsene. Caputo, una finta, rientra sul sinistro, il cross d'esterno destro è buonissimo per Cristian Quarta, che la mette a terra, se la porta sul destro, il tiro, pallone al lato, ci ha provato Cristian Quarta col destro, ma il pallone non ha inquadrato lo specchio della porta. Adesso viene battuto veloce questo rinvio da parte del portiere del Galatina. Il pallone adesso in avanti,
prova il numero 11 a farsi spazio, ma poi commette fallo ai danni di Vergori. Adesso Matteo Trovè, verticale da Caputo, che la stoppa e prova a far correre Vice Domini. Viene chiuso però in rimessa laterale che va a battere lo stesso Matteo Trovè, giocatore classe 98. Va da Vice Domini che gli restituisce un pallone di tacco, però non si capiscono i due. Allora Cristian Cambò recupera palle, di sinistro va in avanti nella zona di Michael Cambò, intercettato da Vergori. Ancora il pallone adesso in avanti, riesce a tenerlo vivo Vice Domini, che può andare al cross, effettuato, sbaglia l'intervento del Latti. Allora Antenucci, 2-0 del Casarano, Andrea Antenucci al 14° minuto. Il Casarano va sul doppio vantaggio sul cross di Vice Domini, non è intervenuto bene un difensore del Galatina, allora Antenucci è stato molto bravo a insaccare questo pallone e portare il Casarano sul 2-0 quando siamo giunti al 14° minuto di gioco. Quest'oggi una partita abbastanza facile per il Casarano, che deve più che altro guardare i risultati sugli altri campi sperando in qualche vittoria magari del Corato a Gallipoli. Intanto il Galatina prova ancora a scambiare questo pallone con Marra, che va da Cambò, che di prima sbaglia il passaggio, però la perde anche Cristian Quarta. Allora recupera ancora una volta il Galatina con Colazzo, che prova a salire sulla fascia, se ne va, un altro dribbling, poi il pallone sbagliato ma ha provato a tenerlo vivo, arriva in aria il tiro, pallone al lato, non poteva impensierire Montagnolo, il numero 11 del Galatina, con questo tiro. È stato anche ostacolato, ma il Galatina prova a giocare. Adesso Vergori torna ancora da Marretti, sale palla al piede e va a largo da Palma. Palma in verticale per Antenucci, che è in fuorigioco. Battuta veloce, anzi no, aspetta, mette il pallone a terra Colazzo e adesso va la battuta lunga nella zona dove Cambò è bravo ad appoggiare a Valente, che allarga ancora a sinistra per Minafe, che di prima va in avanti, intercettato però da Casalino, chiuso il numero 11. Cristian Quarta di prima vuole far correre il suo compagno Marretti, che riesce ad andarsene, però poi viene chiuso in rimessa laterale da Colazzo. Adesso Antonio D'Arcante gira tutto per Casalino, che può allargare a destra per Trovè, lo fa, torna da Casalino, pallone in verticale intercettato ma rimane a disposizione il Casarano con Cristian Quarta, va in verticale da Antenucci che sbaglia il gol, era in posizione regolare Andrea Antenucci, però di sinistro non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta davanti al portiere del Galatina. Un'altra buona occasione al 16° minuto per il Casarano. Adesso recupera subito palla ancora una volta con Cristian Quarta, che torna da D'Arcante. D'Arcante ancora una volta scambia con Cristian Quarta, un altro passaggio tra i due. Poi D'Arcante riesce a mettere questo pallone di sinistro per Caputo, che la stoppa, se la porta sul destro. Va anche al tiro, parato da Gentile, che adesso andrà a rilancio lungo nella zona di nessuno. Allora Marretti aspetta che questo pallone esca fuori per rigiocarlo. Diciottesimo minuto di gioco, ricordiamo il Galatina è sotto di 2-0 contro un Casarano che fino ad adesso sta giocando una buona partita. Vergori per Vice Domini, che lascia passare il pallone con un numero, poi appoggia per Trovè che può correre, prova ad andarsene Trovè, viene chiuso però male, allora ancora rimessa laterale in zona offensiva per il Casarano, ha provato ad andarsene Matteo Trovè, poi Vice Domini
Dice Domini, un numero, se la porta sul sinistro, il cross è buono, il pallone è un po' lungo, ma Palma non riesce a tenerlo in campo. Sarà quindi rimessa l'ennesima da parte del portiere del Galatina. Svetta di testa d'arcante, poi Palma prova a scambiare con Cristian Quarta Caputo, ma non riesce. Poi però il pallone è recuperato dal Casarano, ancora Cristian Quarta che torna indietro da Palma, che gira ancora a sua volta per Marretti, che va ancora indietro da Vergori. Pallone in verticale, liscio di Antenucci, numero. Pallone per Caputo, che larga a sinistra per Cristian Quarta. Quarta, punta, una finta, se la porta sul destro. Va al cross con i pugni, Gentile, mette fuori. Pallone che però torna tra i piedi di Marretti sulla tre quarti. Torna indietro da Vergori. La palla per Vice Domini, che prova ad allargare a destra per Trovè, però non si intendono i due, allora il pallone esce fuori e sarà rimesso dal fondo per il Galatina. Pallone nella zona di Vice Domini, che svette di testa ma commette fallo su Cristian Cambò. Allora sarà calcio punizione per il Galatina. Battuta corta verso Minafia, che va in verticale nella zona dove D'Arcante chiude tutto e poi appoggia ad Antenucci. Scusate, Vice Domini, che va da Cristian Quarta, che larga benissimo per Caputo, che la mette a terra, se la porta sul destro. Vede il pallone per Antenucci, ma è troppo forte, non ci arriva Andrea Antenucci, e poi si spegne. Di rimessa laterale dall'altra parte, questo pallone che ha provato a mettere in mezzo per il suo proprio compagno Antonio Caputo. Adesso rimessa, non ci arriva Cambò, allora Casalino va da Antenucci, che riesce a controllarla bene. Si gira, va da Cristian Quarta, che allarga a destra per Vice Domini. Sovrapposizione di Trovè, ma Vice Domini va al cross, diventa quasi un tiro, ma il pallone si spegne fuori. Poco alto sulla traversa questo pallone di Vice Domini, che è diventato un tiro. Adesso si riposiziona il Casarano. Quest'oggi sembra un 4-3-1-2 quello schierato da Sportillo, con Trovè e Marretti che fanno i terzini. Intanto con l'intercetta Marretti, un buon pallone, poi Palma torna ancora indietro da Francesco Marretti. Vergori vuole andare al lancio, lo prova, il pallone è buono nella zona di Palma, che proverà a tenerlo in campo di prima, si prende il calcio d'angolo adesso Eugenio Palma. Saliranno quindi Vergori e Casalino per provare a sfruttare questo corner, il primo per il Casarano di quest'oggi, che arriva dalla sinistra grazie alla sgaloppata di Eugenio Palma, che ha provato a mettere il pallone, intercettato però da un avversario. Adesso il pallone battuto corto nella zona di Cristian Quarta, che gliela ridà a Caputo, che prova il tiro deviato, ma rimane ancora a disposizione il Casarano con Vice Domini, che la mette a terra. Va il pallone nella zona di Vergori. Vergori la mette, messo fuori da Dell'Atti questo pallone. E Vice Domini commette fallo ai danni di un giocatore del Galatina. Si tratta di Rosato. Intanto battuto questa punizione, adesso il pallone nella zona di Valente, che scambia con un compagno, e poi Casalino chiude su Cambò, che però riesce a trovare un altro pallone, ma ancora una volta Casalino chiude, appoggia l'indietro e poi Antenucci controlla di petto e in maniera regolare viene chiuso. Allora può ripartire il Galatina ancora una volta con Valente, che torna indietro dal proprio compagno, che poi va in mezzo da Marra, che allarga a destra per Colazzo, che la stoppa col destro e prova a puntare Eugenio Palma. Pallone in avanti, ma chiude tutto facilmente Vergori, anzi era Casalino. Intanto prova a ripartire il Casarano con Cristian Quarta. Cristian Quarta se la porta sul destro, un tunnel ai danni del proprio avversario. Cristian Quarta da lì
Può provare ancora a puntare, numero e subisce fallo. Che giocata di Christian Quarto, se n'è andato via a tre uomini, poi ha subito il fallo, adesso può sfruttare questa punizione in ottima zona, saranno 25 metri. Zona centrale, sul pallone vanno Vice Domini e Christian Quarta, anzi si allontana Christian Quarta. Vicino al pallone per questa battuta Antenucci e Vice Domini, vedremo chi andrà a calciare questo pallone. Quattro uomini in barriera per il Galatina. Vediamo, sembra Antenucci intenzionato a battere questo calcio di punizione. Arriva il fischio. La punizione di Antenucci e il pallone fuori di pochissimo. Bella punizione di Antenucci, che però è uscita di qualche centimetro al lato della porta di Gentile, che prova a giocare velocemente questo pallone per Minafia, che rientra e col destro va in verticale, però chiude bene Casalino ancora una volta. Poi ennesimo pallone recuperato dal Casarano con adesso Matteo Trovè, che prova ad andarsene, viene chiuso, ma è bravo comunque a tenere palla e scaricare. Poi viene chiuso il numero 9 Antenucci, poi Cambò prova a rilanciare questo pallone in avanti, chiuso benissimo da Vergori. Sarà quindi rimessa per il Casarano con Montagnolo, che allarga a destra per Trovè. Trovè va in verticale da Christian Quarta, che scambia con D'Arcanti, che poi allarga a sinistra, ma non si era capito con Marretti. Il pallone finisce direttamente fuori. Va a battere Colazzo. Scambia con Mar, che prova a girarsi con un numero, subisce fallo da parte di D'Arcanti. Vanno sul punto di battuta Valente e Cambò, vediamo chi metterà questo pallone in mezzo, oppure se uno dei due proverà a tirare. Si allontana Cambò, quindi sarà Valente a battere questo calcio di punizione. Quando siamo giunti al 26esimo minuto, battuto corto, sbagliato però, ancora però il pallone tra i piedi di Valente, che prova a girarsi, è chiuso, allora torna da Dell'Atti che la stoppa e poi va in avanti, pallone nella zona di nessuno, si spegne direttamente fuori. Anzi, Montagnolo lo tiene in campo, no. Rimessa battuta velocemente nella zona di Marretti. Caputo lascia il pallone che arriva ad Antenucci, che però è in posizione di fuorigioco. E poi l'arbitro fischia un fallo, anche se si era alzata la bandierina del fuorigioco. Punizione battuta da D'Arcante vicino nella zona di Marretti, che la restituisce ancora D'Arcante, gira a destra per Casalino, che va in verticale, pallone intercettato dal numero 3 del Galatina, e poi prova a ripartire il Galatina, ma viene chiuso tutto. Adesso Vice Domini allarga a destra per Trovè. Trovè prova a salire, scarica per Christian Quarta, che è d'esterno col destro, prova a girare per Marretti, che allarga per Eugenio Palma, chiuso però, è la rimessa però è sempre per il Casarano. Va a battere lui stesso Palma, appoggia dietro per Marretti, che è tutto solo, la può controllare, mette a terra col destro, prova a rientrare, poi va in verticale da Caputo, prova lo scambio però non gli riesce, allora recupera Marre, va in avanti Vergori, è bravo a controllare il pallone di petto, si libera anche del suo avversario, si libera anche di un altro, va in verticale ma sbaglia il passaggio, ma recupera ancora una volta Eugenio Palma, che con un numero se ne va e subisce anche fallo da parte del numero 7 del Galatina. Punizione per il Casarano nella tre quarti.
scambio sbagliato. Allora può ripartire il Galatina con il pallone a destra per Colazzo, che va in avanti nella zona di nessuno. Allora controlla Marretti. Poi Vice Domini. Allarga a destra per Casalino. Ancora Achille Casalino in avanti, ma il pallone sbagliato, controllato male. Allora recupera Caputo, che però non è caparbio, allora se lo fa portare via. Ma poi Vergori è molto bravo a recuperare e allargare per Cristian Quarta. Il pallone in avanti nella zona di Palma, va a chiudere tutto Dell'Atti. Calcio d'angolo, il secondo del primo tempo del match per il Casarano, sempre da sinistra. Va sempre la battuta Caputo con Cristian Quarta lì vicino. Cercano quasi sempre lo scambio i due. Infatti ancora una volta c'è lo scambio con Cristian Quarta che entra in area. Va al tiro col destro, il pallone deviato, entra in porta. Ma c'è fuori gioco. Fuori gioco segnalato dall'assistente. Aveva fatto il gol del 3-0 Cristian Quarta, però il guardalinea ha visto una posizione di fuori gioco. Allora sarà calcio di punizione per il Galatina. Nella zona dove D'Arcante svetta di testa, ma commette ancora una volta fallo su Cambò. Di calcio di punizione per il Galatina nella zona centrale del campo. Pallone girato per numero 6, che prova ad allargare a destra. Colazzo mette a terra, è chiuso, allora prova a girarsi. Marra, che viene chiuso. Adesso Vice Domini allarga a destra per Trovè. Matteo Trovè se ne va sul destro. Scambio con Vice Domini, che va di prima in verticale per Antenucci. Antenucci la mette di prima, viene chiuso questo pallone, ma rimane ancora lì e Caputo di testa non riesce a trovare lo specchio della porta. Vicino ancora una volta il 3-0 il Casarano, ma Caputo non è stato molto bravo a inquadrare la porta con questo colpo di testa, anche se era molto difficile perché il pallone era parecchio alto. Adesso però prova a ripartire il Galatina. Ancora una volta chiuso però il numero 7, rimessa laterale. Palma, palla battuta nella zona di Cristian Quarta, che le restituisce ancora l'1-2 tra i due giocatori, con Cristian Quarta che va in mezzo da Vice Domini, che torna indietro a Vergori. Vergori apre a sinistra per Marretti, che scambia ancora una volta con Cristian Quarta. Ancora Quarta per Antenucci, per Vice Domini, 1-2 tra i due. Ancora Cristian Quarta intercetta tutto Dell'Atti e mette fuori. Pallone però che Vergori mette bene a terra e poi appoggia per Casalino, che gira ancora una volta per Marretti. Pallone largo a sinistra per Eugenio Palma, che va ancora una volta da Marretti. Adesso Casalino, che sembra essersi scambiato la posizione di difesa con Vergori. Tanto Colazzo spazza un pallone che può rimanere in campo, lo tiene bene, ma poi sbaglia il controllo, ma era anche in fuorigioco il numero 11 Rosato. Allora sarà calcio di punizione per il Casarano, va a battere Vergori, che gira velocemente per Casalino. La palla per Cristian Quarta, di sinistro in verticale per D'Arcante, che ancora una volta va in verticale, chiuso però il suo suggerimento per Antenucci. Adesso Cambò riesce a girare per Valente, che va in verticale ma non trova nessuno, anzi ci arriva il numero 6. È chiuso, allora va dietro da Marra, che va in verticale in avanti, ma chiude tutto Vergori. Ancora una volta Marra di testa, poi Vergori mette a terra, allarga a destra per Trovè, che riesce a tenere il pallone in campo e va in verticale da Cristian Quarta, che perde palla. Allora il Galatina prova a ripartire, ma viene chiuso ancora una volta il numero 11 Rosato. Allora D'Arcante fa ripartire il Casarano, allargando a sinistra per Marretti, che va da Eugenio Palma, che può salire sulla fascia. Palma in verticale per Antenucci, che di testa prova una sponda per Cristian Quarta, anticipato da Cambò,
che adesso deve tornare dal proprio portiere perché non trova un proprio compagno smarcato. Allora, Gentile, controlla il pallone coi piedi, invita i suoi a salire. E va a rilancio nella zona di Rosato, che spizzica di testa, ma Vergori poi anticipa un giocatore del Galatina. Ancora Vergori, scambio con Vicedomini. È chiuso e si prende la rimessa laterale. La va a battere Trovè, che però lascia la battuta a Casalino. Casalino trova un compagno e Antenucci, però viene chiusa ancora una volta l'offensiva del Casarano in rimessa laterale, che va ancora una volta a battere Achille Casalino, il numero 6 del Casarano, ex Gallipoli. Va alla battuta nella zona di Caputo, che la mette a terra per Vicedomini, che poi va in verticale nella zona di Trovè, ma prova a chiudere il numero 5 e Trovè si prende il calcio d'angolo, il terzo per il Casarano, il primo da destra. Lo va a battere come al solito Caputo, ma questa volta Cristian Quarta è lontano, metterà questo pallone in mezzo Antonio Caputo. Sono saliti Vergori e Casalino per sfruttare questo calcio d'angolo. Arriva il cross, il pallone per il colpo di testa, la grande parata, grandissima parata di Gentile sul colpo di testa di Marretti. È stato bravo a anticipare di testa il suo avversario Marretti, ma ha trovato l'ottima posizione da parte di Gentile. Sarà però ancora calcio d'angolo dall'altro lato per il Casarano, va sempre a batterlo Antonio Caputo. Non si avvicina Cristian Quarta, allora va al cross in mezzo, anzi dietro per Vicedomini, che la stoppa col destro. Va ancora una volta al cross nella zona di Antenucci, mette fuori, ma c'è fuorigioco. Fuorigioco di Antenucci. Allora calcio di punizione per il Galatina quando siamo giunti al 36esimo minuto. Gentile invita i suoi a salire. Andrà la rimessa lunga nella zona di Camboi d'Arcante. Il fallaccio di Cristian Camboi, danni di Antonio d'Arcante, che rimane a terra dolorante. Adesso si sono riposizionati i giocatori in campo e Vergori allarga a sinistra per Eugenio Palma, che la controlla bene, va al tiro col destro, pallone alto sulla porta di Gentile. Buono spunto però di Palma, che ci ha provato, non è stato fortunato però con questa conclusione dalla distanza, non era neanche il suo piede preferito. Adesso il rilancio di Gentile. Pallone nella zona di Marretti, che svetta da solo di testa ma poi non trova un proprio compagno. Allora Colazzo mette a terra una finta col sinistro in avanti per il numero 7, che controlla male. Allora prova a ripartire ancora una volta il Casarano. Lo scambio non è ottimale tra Caputo e Antenucci. Intanto adesso il portiere del Galatina blocca questo pallone e poi appoggia per Colazzo, che sale palla al piede e poi va con il rilancio lungo nella zona di Cambò. Ha provato a controllare il pallone, vorrebbe un fallo ma adesso lo commette lui, danni di Marretti. Adesso Vergori batte vicino per Marretti, che va in avanti del lato, intercetta il pallone che
Poi Marra mette fuori, ma Vicedomini mette a terra e poggia per Marretti che allarga a sinistra per Eugenio Palma. Palma va in avanti nella zona dove ha provato a correre Marretti, che viene chiuso in rimessa laterale da Colazzo, che poi lascia la rimessa a Palma. Allora Palma va in mezzo dove c'è Antenucci, poi il pallone che arriva a Caputo, messo fuori da Dell'Atti, e poi Marra provato a metterlo fuori, ma c'è il tiro di Cristian Quarta, pallone fuori. Ci ha provato di prima intenzione Quarta, ma il pallone non ha inquadrato lo specchio della porta. Adesso Trové prova ad aggredire il numero 3 del Galatina, poi questo pallone che non riesce a tenere in campo Cristian Cambò. Allora sarà rimessa laterale per il Casarano nella tre quarti offensiva. Cristian Quarta controlla di destro, apre per Trové, ottimo pallone che viene messo in mezzo di prima, rimane in campo e Colazzo allontana in rimessa laterale, che viene battuta velocemente per Eugenio Palma, che torna ancora una volta da Caputo. Caputo rientra sul destro, chiuso da Marre che butta via il pallone. Arriva adesso il pallone e Palma sarà pronto a battere questa rimessa laterale. Il pallone per Caputo, che torna indietro da Cristian Quarta, che gira per Vicedomini, che appoggia indietro per Marretti. Palma. Eugenio Palma rientra. Viene chiuso, prova a girare, ma subisce il fallo e l'arbitro interviene, fischiando calcio di punizione. Adesso è pronta la battuta di questo calcio di punizione, Antonio D'Arcante. Va la battuta d'Arcante, un mucchio in aria. Pallone che passa e Palma non ci arriva. Di qualche centimetro Palma è andato vicino al gol del 3-0. Praticamente a botta sicura, ma non ci è arrivato per questione di centimetri Eugenio Palma. Quando siamo giunti al 40° minuto del primo tempo, mancano 5 minuti all'intervallo e il Casarano conduce per 2-0. Ricordiamo i marcatori dell'incontro, Antonio Caputo e Andrea Antenucci. Adesso il pallone nella zona di Marretti, poi torna tra i piedi di Casalino questo pallone, che appoggia a Trové. Trové va in verticale nella zona di Antenucci, che però non ci arriva. Allora Dell'Atti prova a mettere fuori, ma Vicedomini saggiamente appoggia l'indietro per Trové, perché Antenucci era in fuorigioco. Adesso Trové scambia con Antenucci. Trové controlla male, allora il pallone esce. Regala la rimessa del Galatina. Matteo Trové. Sbagliato il controllo. Cambò prova a prendersi la rimessa. Lo fa. Poi lascia la rimessa al proprio compagno. Si tratta del numero 3, il solito Minafia. Poi sponda per Cambò, però perde palla, recuperata adesso da Marra, che gira a destra con il sinistro per Colazzo, che va in verticale per Rosato. Rosato prova a tenere il pallone vivo, ma è uscito. Allora sarà rimessa laterale per il Casarano. È stato bravo Marretti a chiudere tutto. Adesso battuta corta per Cristian Quarta, che le restituisce ancora Marretti. Torna ancora da Cristian Quarta, che può girare tutto a destra. Lo fa, va da Casalino, che poi appoggia vicino per Vicedomini. Vicedomini tra le linee per Cristian Quarta, che è di prima, va da Marretti, che allarga poi per Palma, sbagliando però il passaggio, ma
Colazzo intercetta male, allora il pallone torna tra i piedi del numero 5, adesso si tratta di Vergori che va in verticale da Caputo, il pallone fuori dalla portata del numero 11, si spegne in fallo laterale. Ancora Colazzo, bella battuta, Palma intercetta e poi D'Arcante svette tra due uomini e poi Antenucci sponda con Caputo che va da Cristian Quarta. Quarta scivola ma riesce a tenere il possesso del pallone e poi va da Vicedomini che allarga per Vergori, intercettato, adesso può partire il contropiede del Galatina. Pallone verso Rosato, 2 contro 1 del Galatina, Rosato, il pallone in mezzo, il tiro, parata di Montagnolo, rimane vivo il pallone. Ancora ci ha provato Rosato. L'ottima parata di Montagnolo sul tiro di Cambò che si dispera. Adesso Montagnolo prova a far ripartire i suoi con Vicedomini che sale, va a lungo verso Caputo. Chiuso però ma prova a anticipare. Subisce il fallo da parte di Marra. L'arbitro adesso viene assalito dalle proteste dei giocatori del Galatina che non volevano questo calcio punizione, che però l'arbitro ha fischiato, allora Vicedomini si incarica di questo calcio di punizione. Sono saliti Casalino e Palma per sfruttare l'occasione. Vicedomini può mettere una buona palla da lì, può essere una grande occasione per il Casarano. Il pallone nella zona di Caputo, ha provato uno schema. Caputo la tiene viva ma viene chiuso poi. Finisce il primo tempo qui a Galatone, ricordiamo il risultato di 2-0. Il Casarano ha colpito nei primi minuti con Caputo che dopo appena un minuto è andato in vantaggio e poi Antenucci ha trovato il gol del raddoppio. Adesso le squadre andranno a riposarsi prima di un secondo tempo che vedrà protagonisti ancora la squadra allenata da mister Colucci e quella allenata da mister Sportillo. E allora ci vediamo tra un quarto d'ora per il secondo tempo. Nuova gamma Renault.
Imprevedibile, come la vita. Nuova gamma Renault. Imprevedibile, come la vita. Nuova gamma Renault. Imprevedibile, come la vita. Nuova gamma Renault. Imprevedibile, come la vita. Nuova gamma Renault.
L'imprevedibile, come la vita. Nuova gamma Renault. Imprevedibile, come la vita. Nuova gamma Renault. Imprevedibile, come la vita. Nuova gamma Renault. Siamo di nuovo collegati qui dal comunale di Galatone, le squadre sono pronte per entrare in campo. Ricordiamo, il Casarano conduce questo match per 2-0 grazie al gol al primo minuto di Antonio Caputo e poi al decimo minuto Antenucci ha trovato il gol del raddoppio. Ricordiamo sugli altri campi dove interessa il risultato per il Casarano, il La Vetrana sta perdendo a Biceglie mentre il Fasano conduce per 1-0 su Bieste. E il Bitonto sta ancora pareggiando 0-0 mentre l'Omnio Bitonto vince 2-0 a Molfetta. Tanto c'è subito un cambio per il Casarano con il numero 15, si tratta di Lede, pronto ad entrare in campo. Al posto di Cristian Quarta, che come vediamo non è più in campo. Quindi il Casarano adesso ha cambiato un giocatore. Tanto il Galatina è pronto a battere questo calcio d'inizio che adesso arriva. Il fischio dell'arbitro è Marra, allarga a destra per Colazzo. Colazzo va in verticale, il pallone lungo, prova Marretti a chiudere il numero 7 che riesce a tenere il pallone in campo, mette il pallone in mezzo ma allontana
la difesa del Casarano adesso con D'Arcante che allarga a destra per Vice Domini, un po' lungo questo suggerimento e Chiolazzo allora va alla chiusura, rimessa per il Casarano, battuta adesso da D'Arcante in verticale, pallone per Lede che scambia con Antenucci che allarga a destra per Trovè. Trovè mette a terra, va ancora in verticale da Lede, controlla di sinistro, va al cross di destro, il pallone che però è uscito, allora sarà rinviato al fondo per il Galatina. Ha provato a tenere questo pallone in campo Lede ma non c'è riuscito. Adesso con calma Gentile si appresta a battere questo rinvio. Pallone in avanti nella zona dove Cambò e D'Arcante si contendono il pallone, ma D'Arcante la meglio. Adesso il numero 6 va indietro da Minafia che scambia con Cambò, che prova a tornare ancora dal proprio compagno ma sbaglia il suggerimento. Allora sarà rimessa laterale per il Casarano con D'Arcante che torna da Casalino e poi Vergori. Gira tutto per Marretti che controlla di sinistra e poi va in avanti nella zona di Caputo che anticipa il proprio difensore e poi Vice Domini prova ad andare in verticale, chiuso ancora una volta. Allora prova a partire il Galatina ma non riesce il suggerimento da parte di Rosato. Adesso Dell'Atti controlla, va in avanti Cambò, sponda per Valente che va in verticale da Rosato che non ci arriva, allora chiude tutto Vergori. Adesso Casalino prova a salire dando palla a Trovè che poi va in mezzo da D'Arcante che torna ancora una volta da Matteo Trovè che allarga per Lede. Lede rientra sul sinistro e poggia per D'Arcante che cambia tutto nella zona di Eugenio Palma che controlla col ginocchio e mette a terra col sinistro, va poi da Vice Domini, l'1-2 tra i due, ancora Palma se ne può andare, a spazio Palma, va al cross ma esce Gentile, la fa sua, non c'era arrivato Caputo e poi Gentile ha anticipato Antenucci, allora continua il Galatina a offendere, poi c'è un fallo da parte di Vergori che adesso rientra in difesa, tanto pronta la battuta un giocatore del Galatina. Va in verticale da Cambò che mette bene a terra e poi sbaglia il pallone intercettato da Casalino e prova a ripartire adesso il Casarano con Vice Domini che ce l'ha sul sinistro, si gira bene e poi appoggia per Vergori, ancora una volta Manuel Vergori, va in verticale da Lede che va ancora una volta con Caputo, 1-2 con Antenucci, Caputo se la porta sul destro, Antonio Caputo, il pallone che però esce alla destra di Gentile. Buona occasione per il Casarano per andare sul 3-0 ma Caputo non è riuscito a trovare la porta dopo un ottimo scambio con Antenucci. Adesso il rinvio battuto corto nella zona di Colazzo, scambio con Valente che però viene chiuso con fallo da Eugenio Palma, allora sarà calcio punizione per il Galatina. Colazzo va a lungo nella zona di nessuno, Vergori può appoggiare per Lede che riesce a girarsi tutto solo, va da Caputo che allarga di prima a destra per Trovè, può correre sulla fascia, Trovè se ne va ancora sul destro, Trovè prova a cambiare con Lede, viene chiuso però poi il Galatina non trova l'1-2 vincente, allora recupera palla il Casarano con Marretti che si libera benissimo i due giocatori e poi va da D'Arcante che larga a sinistra per Palma. Palma prova a scambiare con Antenucci che va da Vice Domini, Vice Domini è chiuso, allora deve andare indietro da Marretti. Adesso Vergori verticale da Caputo che controlla bene, poi va da D'Arcante, D'Arcante di sinistro bene per Vice Domini che va di prima per Eugenio Palma che se ne va, Palma e c'è il gol del 3-0, Eugenio Palma
su ottimo passaggio di Vice Domini a scavalcare tutta la difesa, palma di sinistro a trafitto sul primo palo Gentile, firmando il gol del 3-0 al quinto della ripresa. Il Casarano quindi conduce adesso per 3-0 grazie al gol di Palma. L'arbitro è andato a dire qualcosa a Sportillo, ma adesso è pronto per fischiare l'inizio di questo gioco dopo il terzo gol del Casarano. Adesso Marra allarga a destra per Colazzo, che va in avanti nella zona di nessuno. Allora D'Arcante scambia con Lede, che controlla male. Allora Cambosci prova dalla lunghissima distanza, voleva sorprendere Montagnolo che era un po' fuori dei pali, ma il tiro non ha indirizzato lo specchio della porta. Adesso Montagnolo ha provato a servire corto Marretti, che adesso va da Vergori. Vergori tiene ancora palla e poi va da Lede, controlla non perfettamente ma riesce a tenere il pallone in campo. Poi non si capisce con Marretti, allora rimessa in posizione offensiva per il Galatina con l'1-2 adesso tra Colazzo e Marra. Ancora Marra riesce a liberarsi bene di Lede, se ne va. Poi Colazzo prova ad andarsene, voleva il fallo che arriva segnalato dall'assistente. Adesso calcio di punizione per il Galatina in buona zona per un pallone in mezzo, infatti salgono le torri. Salito del Latti per sfruttare questo calcio di punizione che va a battere Cristian Cambò, che adesso però lascia la battuta a Marra. Tutto il Casarano nella propria area di rigore. In barriera due uomini, si tratta di Caputo e D'Arcante. Intanto il pallone per Cambò, che prova a metterle in mezzo, il pallone che rimane lì, tira anche male, in posizione regolare, si divora il gol rosato, in posizione regolare, tutto solo davanti a Montagnolo, ha svirgolato questo pallone, il Galatina ha avuto una grandissima occasione per il gol del 3-1, intanto questo pallone verticale per Caputo che la tiene in campo, chiuso però adesso dal numero 4 del Latti, rimessa in zona offensiva per il Casarano. Lo scambio con Lede, che riesce a tenere il possesso del pallone, poi appoggia per D'Arcante, che torna ancora da Lede, non si capiscono i due, allora sarà rimessa laterale per il Galatina. Va Colazzo alla battuta, a sponda di Rosato, che però non trova un compagno, allora Vice Domini può far ripartire il Casarano ancora una volta con Casalino, che allarga a destra per Marretti. Marretti va ancora una volta da Casalino, ancora lo scambio tra i due. Adesso il pallone sbagliato, intercettato e può ripartire il Galatina, però c'è passaggio sbagliato in verticale, recupera Vice Domini che poi allarga ancora per una volta per Marretti, che lascia il possesso del pallone a Casalino, che torna dal proprio compagno, che con un rimpallo riesce a tenere il pallone, che arriva tra i piedi D'Arcante, che va in verticale, il pallone deviato è fuori gioco però di Antenucci. Intanto adesso è rimessa dal fondo per il Galatina. Intanto ci segnalano che il Gallipoli è andato in vantaggio contro il Corato grazie al gol di Scialpi. Marra adesso va in avanti, lascia poi Marretti a Vergori, poi il pallone che rimane in campo, Marretti ancora una volta lo tiene in campo però, e va da Lede, che allarga a destra per Trovè,
che poi torna indietro da Casalino. Ergori poggia per Pablo Lede, che va da Arcante, scambia ancora con Vergori, che prova ad andare in verticale per Caputo, che la stoppa di petto, allarga a destra per Trovè, un ottimo pallone di Antonio Caputo. Trovè è bravo ad andarsene sulla fascia, il cross messo in mezzo rimane lì, Dell'Atti però lo mette fuori e prova adesso a ripartire il Galatina. Ancora il dribbling di Valente, che se ne va a Casalino, che subisce fallo. Punizione adesso nella metà campo del Casarano per il Galatina. È il pallone che arriva ai tre piedi di Marra, che allarga tutto a destra per Colazzo, che prova addirittura il tiro da distanza e poi ci ha provato Valente. Il pallone deviato, sarà calcio d'angolo per il Galatina. Quando siamo giunti al 12° minuto di questa ripresa, tutto il Casarano nella propria area di rigore tranne Caputo. Il cross arriva, Montagnolo facile tra le sue mani, pallone troppo sul portiere, era troppo facile farla sua ed è stato bravo Montagnolo. Intanto il Casarano gira palla con Vergori, che prova a salire con la palla al piede. Vergori verticale per Caputo, che ha provato a fare la sponda, ma il pallone che comunque rimane a disposizione del Casarano, ancora con Caputo. Caputo col destro, va il cross sulla schiena di Dell'Atti e poi un fallo di Marretti che spinge Cambò. Sarà allora calcio di punizione per il Galatina. Dell'Atti va alla battuta, il pallone nella zona di Cambò, che prova la sponda di testa, ancora il pallone per Cristian Cambò, che viene chiuso da Arcante e poi Lede indietro per Casalino. Casalino in avanti nella zona dove non c'è nessuno, allora Colazzo può tornare al proprio portiere, che stoppa il pallone, poi allarga ancora una volta per Colazzo, che di prima allontana il pallone, che però rimane a disposizione del Casarano con Antenucci. Antenucci tutto solo, Antenucci, miracolo di Gentile. Che occasione per Antenucci tutto solo davanti a Gentile, se l'è fatta respingere, però è stato molto bravo il portiere di casa. Tanto Vicedomini per D'Arcante, che va da Lede, che mette il pallone ma viene messo fuori dalla difesa del Galatina. Adesso prova a ricominciare il Casarano dietro con Vergori, che allarga a sinistra per Vicedomini, intercettato questo pallone, poi prova a svettare testa d'Arcante, ma il pallone rimane ancora a disposizione del Galatina, che aveva messo il pallone fuori perché era rimasto a terra Vicedomini. Infatti adesso Palma restituirà il pallone. Adesso Gentile allarga a sinistra per Minafia, che sale palla al piede e poi va in verticale nella zona di Rosato, che controlla, riesce a tenere il pallone in campo, prova ad andarsene. Pallone però sbagliato, allora Lede può far ripartire il Casarano con questo pallone lungo e nella zona di Caputo, che rientra sul destro, allarga poi dall'altra parte per Lede, che entra in area di rigore. Lede poi si allarga, deve andare al cross, lo effettua lungo nella zona Domenico, che prova a tirare al volo, pallone respinto però adesso stacca di testa Casalino e poi Minafia anticipa Trovè, può ripartire il Galatina con il numero 6 che si libera di un marcatore, poi va in mezzo da Cambò, che può girarsi tutto solo, allarga allora a destra per Colazzo, che controlla di destro e poi va in avanti e Palma però è bravo a chiudere in rimessa laterale.
va a battere colazzo per Marra, che controlla e va dal numero 9 Cambò, che scambia l'1-2 ancora Michael Cambò sul destro per Valente, che viene chiuso da Arcante. Allora prova a ripartire adesso il Casarano con Vice Domini, che va in avanti. Antenucci di testa fa un'ottima sponda per Lede, che prova a salire e va adesso da Antenucci, ma il pallone è lungo. Allora Gentile esce fuori con i piedi, la fa sua. Adesso va a rilancio nella zona dove Palma mette a terra di testa, ma D'Arcante intervenuto con una mano, sarà calcio punizione per il Galatina. Intanto ci sarà un altro cambio per il Casarano. Vediamo chi sarà ad entrare. Entra con il numero 18 Pluchino al posto di Antenucci, quando siamo giunti al 16° minuto del secondo tempo. Intanto il Galatina è pronto ad effettuare questo calcio di punizione con Marra, pronto alla battuta. Va la battuta Marra nella zona dove riesce a mettere fuori Lede, poi un tiro dalla lunga distanza di Cambò non può impensierire Montagnolo, anche se il tiro era lontano dallo specchio della porta. Adesso mette a terra il portiere del Casarano ed è pronto a effettuare questo rinvio. Poi larga per Marretti. Marretti va a lungo in avanti nella zona di Pluchino, il nuovo entrato fa la sponda con Caputo, che rientra sul destro, ci prova ancora Caputo, la parata di Gentile, poi Dellatti prova a spazzare il pallone, viene tenuto in campo adesso Cristian Cambò, prova ad allargare a destra, viene chiuso. Allora Eugenio Palma prova ad andarsene, riesce a sfondare Palma, il pallone verso Vice Domini, Vice Domini chiuso bene da Marra, ma rimane ancora a disposizione di D'Arcante. D'Arcante apre a destra, Pluchino prova il controllo ma non ci arriva, allora sarà rimessa laterale per il Galatina. Sprecato un'altra occasione il Casarano per il gol dello 0-4, questa volta è stato Caputo farsi respingere una conclusione da Gentile. Intanto viene chiuso adesso il numero 6 del Galatina da D'Arcante, ma rimane a terra il numero 8 del Galatina, si tratta di Cambò, che adesso viene aiutato ad alzarsi. Intanto il Bicelli conduce ancora per 1-0 sulla trana, mentre il Gallipoli, come abbiamo detto, conduce per 1-0 grazie al rigore di Scialpi. E il Bitonto sta pareggiando con l'Otranto, mentre l'Omnia Bitonto vince a Molfetta e il Fasano sta vincendo in casa contro il Vieste per 1-0. Intanto Vergori ha appoggiato il pallone per Montagnolo. Adesso l'ha presa con le mani e poi ha appoggiato D'Arcante, che va da Trovè, che scambia con Lede. Adesso Pluchino va in avanti ma viene chiuso da Dellatti. Riparte però ancora il Casarano con D'Arcante per Lede. Lede in avanti in verticale per Pluchino, che ci ha provato di prima col destro. Il pallone però colpito male dal numero 18 del Casarano, si spegne al lato. Ci sarà adesso anche un cambio per il Galatina. Entrato con il numero 13 Schiera al posto del numero 7 Lezzi. E adesso Gentile si appresta a battere questo ennesimo rinvio nella zona di Trovè, che svette di testa, ma il pallone è rimesso laterale per il Casarano.
Adesso però l'assistente cambia idea e sarà rimessa quindi per il Galatina. Minafia che adesso batte, si avvicina Michael Cambò a prendersi il pallone, che arriva Christian Cambò che prova a girare a destra, ma Palma chiude. E adesso però Golazzo prova a metterla a terra, controlla male ma riesce a tenere il possesso del pallone. Adesso però Vice Domini ruba il pallone e torna indietro da Marretti, che con calma va indietro da Vergori, che può gestire questo pallone allargando a destra per Casalino. Casalino va in mezzo da Lede. Lede cincischia un po' troppo col pallone, lo perde, prova adesso a recuperarlo ma se n'è andato Christian Cambò, che adesso va anche al tiro. La parata di Montagnoli in calcio d'angolo, ottima conclusione di Cambò che ci ha provato alla distanza. Tiro però centrale e Montagnolo con poche difficoltà l'ha respinto in calcio d'angolo. Un brutto pallone sanguinoso perso da Lede in zona tre quarti di difensiva, quindi deve stare anche attento il Casarano a non concedere queste occasioni. Tanto va a battere questo calcio d'angolo Colazzo. Arriva il cross, pallone però non viene toccato da nessuno, è Casalino, può far ripartire i suoi. Tornando però da Darkante, che ancora una volta va da Casalino. Achille Casalino in mezzo da Vice Domini. Vice Domini può far correre Palma, infatti se ne va adesso Palma, che è andato in verticale da Antonio Caputo. Caputo rientra sul destro, Caputo va al cross, il colpo di testa, la parata di Gentile. Il colpo di testa di Pluchino, ancora una volta ci ha provato il nuovo entrato, il numero 18, su un ottimo pallone di Caputo, ma non è riuscito a inquadrare bene lo specchio della porta. Allora Gentile prova a far ripartire i suoi con il pallone adesso per Minafia, che va in verticale sbagliando però il passaggio. Allora sarà rimessa laterale per il Casarano. Quando siamo giunti al 68esimo minuto, 23esimo di questo secondo tempo, adesso Pluchino perde il possesso del pallone, allora può ripartire il Galatina. Il pallone per Michael Cambò, che viene chiuso da Marretti ma con un fallo, quindi sarà calcio di punizione per il Galatina in zona tre quarti. Si incarica Marra della battuta. Adesso va in avanti nella zona dove non ci arriva nessuno. Allora il pallone si spegne direttamente in sul fondo. Montagnolo batte allargando a destra per Casalino. Casalino sale palla al piede, a metri, può salire. Adesso va in verticale nella zona dove Pluchino prova a controllare, intercettato però. Adesso allora il Casarano prova a ripartire, ma è bravissimo Cambò a recuperare palle, poi allargare a destra per Valente, che controlla male ma riesce a tenere il possesso del pallone. Valente va in mezzo da Marra, però non si capiscono i due, perde palla e Lede va da Caputo. Antonio Caputo punta il diretto avversario, Caputo rientra, il tiro di destro, la parata però di Gentile, il tiro ancora una volta centrale, non è riuscito a trovare bene lo specchio della porta Antonio Caputo. Adesso rilancio di Gentile, non ci arriva nessuno di Galatina, allora Vergori può comodamente appoggiare di testa al proprio portiere, che gli restituisce palla. Adesso ancora una volta Manuel Vergori sale e allarga a destra per Casalino, che va ancora una volta in avanti per Trovè. Adesso Caputo, ottima sponda per Pluchino che scambia con Lede. Lede larga a sinistra per Palma. Palma c'ha il pallone sul sinistro, prova ad andarsene, ha sfondato Palma, chiuso però, ma rimane ancora a disposizione il pallone, però commette fallo ai danni del nuovo entrato Scheri.
Adesso calcio d'inizio battuto da Gentile nella zona dove Palma svetta di testa, ma il pallone si spegne in rimessa laterale. Battuto adesso dal numero 13. Pallone per Cambò che non trova la sponda. Allora Pluchino. Poi D'Arcante per Lede che allarga a sinistra per Caputo. Il pallone è troppo lungo, però non ci arriva Antonio Caputo. Intanto la vetrana ha pareggiato Biceglie grazie al rigore di Cappellini. L'Omnibitonto invece ha triplicato la marcatura grazie al gol di Patierno. Mentre il Fasano si è portato sul 2-0, quindi la vetrana riscavalca in classifica il Casarano grazie a questo gol del pareggio. Intanto Gentile si appresta a battere un altro calcio punizione in avanti dove Marretti chiude su Vicedomini. Adesso Eugenio Palma appoggia per D'Arcante e Marretti scambia con Vergori che va da D'Arcante che allarga a destra per Casalino che può salire a metri. Sale palla al piede Casalino. Va poi in mezzo il pallone non preciso ma rimane a disposizione del Casarano con Carlo Vicedomini che va in avanti da Lede che prova ad andare in verticale per Caputo che controlla bene il pallone, lo difende. Però poi non trova un compagno, ma la recupera benissimo Casalino. E il pallone è ancora a disposizione del Casarano con Vicedomini. Vicedomini è chiuso, allora deve girarsi. Torna dietro da D'Arcante. Ancora Antonio D'Arcante. Larga ancora una volta per Vicedomini. Vicedomini per Lede. Controlla col destro e va in verticale. Da Pluchino, scambia l'1-2 con Caputo. Ancora il pallone per Pluchino. Davanti alla porta, però non trova la sponda per Trové. Allora il Galatina spazza questo pallone. Recuperato subito da Marretti, che torna da Vicedomini. Vicedomini, pallone in verticale. Caputo in posizione regolare. Antonio Caputo, altro grande miracolo del portiere. Ma il pallone rimane lì e c'è il gol di Lede. Lo 0-4 del Casarano, firmato Pablo Lede. Quando siamo giunti al 73° minuto, il Casarano ha firmato il gol dello 0-4 dopo una grandissima parata di Gentile sul tiro di Caputo. Sul tapin non ha sbagliato Lede, ha firmato il gol dello 0-4. Intanto si prepara Stranieri per il Casarano ad entrare in campo. Adesso il pallone per Marra che prova ad andarsene. Allarga adesso a destra nella zona di Colazzo. Chiude benissimo Palma. Il pallone però rimane a disposizione di Michael Cambò che ci prova. Il pallone però alto sopra la traversa della porta difesa da Montagnolo. Ci ha provato Michael Cambò con questo tiro di sinistro di controbalzo, ma non ha trovato lo specchio della porta. Intanto chiama il cambio il Casarano. Pronti due giocatori ad entrare in campo. Si tratta del numero 13 Stranieri. Entrerà al posto di Manuel Vergori. L'altro cambio invece è il numero 17, il classe 2000 Torsello, che lascia il campo. Vicedomini. Adesso pronto a giocare questo pallone Montagnolo. Quando siamo giunti al 75° minuto, meno di un quarto d'ora dal termine di questo match. Pronto a battere Leonardo Montagnolo che però sbaglia il rinvio. Voleva allargare per Palma ma non ha centrato bene il pallone. Adesso Marra ci prova da fuori, il pallone che rimane là. Marretti subisce fallo ai danni di Michael Cambò.
Montagnolo gioca vicino per Stranieri che prova a salire palla al piede, allarga a destra per Trovè che rientra, è chiuso, allora rientra in mezzo al campo, perde palla poi, allora può partire il Galatina con il pallone per Rosato che però era in posizione di fuorigioco. Sprecato un'ottima chance il Galatina su un grande errore di Matteo Trovè che ha tenuto troppo palla. Adesso Caputo riesce ad andare in mezzo, il tiro deviato sulla linea di porta, ci aveva provato Pluchino, adesso però gamba tesa di Ledes e quindi sarà calcio punizione per il Galatina. Pronto un altro cambio per il Casarano con Diop, il classe 99, vediamo prenderà, di chi prenderà il posto. Esce Matteo Trovè che ha fatto arrabbiare il mister dopo quest'ultimo sbaglio, che l'ha subito sostituito adesso per Diop. Vediamo come si riposizionerà in campo adesso il Casarano con questo cambio, con Palma che andrà a fare la fascia a destra e Diop invece si schiera a sinistra. Rilancio adesso di Gentile nella zona di Marretti che però viene anticipato da Cambò e poi Stranieri mette fuori ancora una volta il numero 13 Schieri, però va in avanti Colazzo, sponda di testa ma D'Arcanti intercetta tutto, allarga a destra per Eugenio Palma che prova ad andarsene, rientra sul sinistro e poi va in verticale, ottima palla per Lede, Lede prova a salire, pallone in mezzo nella zona dove non ci arriva nessuno, viene anticipato da un giocatore del Galatina, Pluchino, allora ancora Marra, larga a sinistra per Valente che rientra sul destro, Valente poi va in verticale nella zona dove può chiudere tutto Stranieri e lo fa in rimessa laterale. Interrompe però adesso il gioco l'arbitro perché l'assistente si avvicina per far fare un cambio, vediamo chi sarà ad entrare per il Galatina. Lascerà il campo con il numero 9 Michael Cambò, entra con il numero 14, vediamo di chi si tratta, entrerà Zizzeri, classe 2001. Ora il pallone nella zona dove subisce fallo Eugenio Palma, ci aveva provato comunque una conclusione, nuovo entrato Zizzeri, ma sarà calcio di punizione per il Casarano per questo fallo subito dal, vediamo il numero 6 Casalino che ha subito fallo, il capitano del Casarano è rimasto a terra, si alza adesso e comunque Montagnolo è pronto a battere questo calcio di punizione. Lo batte vicino per Stranieri, il pallone però doveva uscire dall'area di rigore, adesso ho girato a sinistra per Stranieri che allarga per Diop, non era uno dei migliori questo il pallone di Marretti che adesso ancora torna da Diop, Diop che controlla e col sinistro va da D'Arcante che prova ad andare in verticale, ancora Diop controlla di petto e poi scambia con Torsello che poi perde palla ma recupera benissimo D'Arcante che può far correre a sinistra Torsello, adesso Lede da lì può anche andare al tiro ma allarga a destra per Palma che rientra sul sinistro, ancora Palma va il cross messo fuori da Dell'Atti, adesso Marra controlla il pallone, prova a far uscire i suoi con Cristian Cambò che va in verticale, il pallone fuori dalla portata del nuovo entrato Zizzeri, finisce direttamente tra i piedi di Montagnolo che non la blocca ma la gioca velocemente per Stranieri, si chiama palla di Oppa a destra però Stranieri va dall'altro lato per Palma, adesso passaggio sbagliato di Lede, può ripartire il Galatina con Marra che subisce anche fallo, allora il Galatina può fare qualche metro in avanti. Colazzo sbaglia il controllo, allora recupera palla Antonio Caputo
che poi gira tutto a destra per Pluchino, che commette fallo ai danni del numero 3 Minafia. Sarà quindi calcio di punizione per il Galatina quando siamo giunti all'81esimo minuto. Meno di 10 minuti al termine di questo match, più recupero. E il Casarano conduce per 4 reti a 0 grazie ai due gol per tempo. Intanto Gentile invita i suoi a salire e va alla battuta di questo calcio punizione nella zona in cui Palma e Sole la controlla bene di sinistra, mette a terra e appoggia per Lede che ha spazio, prova a salire lui e va poi in verticale per Caputo che controlla bene di sinistro, gira per Torsello, però non si capisce bene con il compagno, allora intercetta palla il Galatina e prova a ripartire. Adesso però Darkante chiude tutto su Marra e Palma appoggia per Casalino. Intanto il Gallipoli ha pareggiato contro il Corato. Adesso il pallone allargato a sinistra per Minafia. È stato Sguera a pareggiare per il Corato a Gallipoli, risultato che fa comodo per il Casarano. Intanto Lede appoggia vicino ma non trova il compagno, allora può ripartire il Galatina. Colazzo allarga a destra, Torsello chiude tutto e rimessa laterale che va a battere lo stesso Colazzo. Non ci arriva nessuno, il pallone è ancora buono per il Galatina con Scheri che va in mezzo ma Torsello intercetta tutto e poi torna da Casalino che allarga a destra per Eugenio Palma. Ancora il pallone per Darkante. Poi in verticale per Caputo che vuole far correre Diop che prova ad andarsene. Diop è riuscito a sfondare, va il numero 14 che però sbaglia il cross fuori dalla portata di tutti. Si spegne in rimessa dal fondo questo cross di Diop. Gentile apre a destra per Colazzo intanto che col sinistro prova a rilanciare per Cambò che viene chiuso con un fallo però da parte di Lede. Quindi adesso prova a ripartire il Galatina. Adesso Cambò supera bene Torsello e poi va in verticale nella zona di Rosato che però viene chiuso da Stranieri che sbaglia il passaggio per Diop. Allora rimessa laterale in zona offensiva per il Galatina con Cambò che viene anticipato da Torsello. Adesso può ripartire il Casarano ancora una volta con Darkante che apre a destra per Pluchino che scambia con Lede. Lede vuole far correre sulla fascia destra Palma che riesce a tenere il pallone in campo, se la porta avanti col sinistro. Palma rientra in mezzo al campo col sinistro, ancora viene chiuso ma riesce a tenere il pallone e poi apre per Darkante che va da Caputo. Caputo punta l'avversario, va sul sinistro, Caputo ancora col destro, pallone al lato ma c'è stata la deviazione del portiere quindi sarà calcio d'angolo all'85esimo minuto vicino al 5-0 il Casarano con Caputo che era stato bravissimo ad andarsene da sinistra e poi col destro ha trovato lo specchio della porta ma Gentile è stato molto bravo a respingere questo pallone. Una serie di ottimi interventi del portiere del Galatina che hanno permesso che il risultato non sia ancora più pesante di quanto lo sia. Intanto pronta la battuta il solito Caputo. Pallone messo in mezzo, colpo di testa di Pluchino, finisce direttamente tra le mani di Gentile.
che prova a giocarlo subito. Sale Valente, palla al piede, molto bravo, risibra di un uomo, riesce a scambiare, poi subisce fallo rosato da parte di Marretti. Si incarica della battuta come sempre Marra, sono tutti suoi questi calci di punizione. Marra apre a sinistra per Minafia, che va da Cristian Cambò, che non riesce a tenere il pallone, poi Valente in avanti, ma Diop spazza questo pallone che rimane a disposizione del Casarano con Caputo, che se la porta in avanti. Caputo prova ad andarsene sulla fascia sinistra, Caputo ha davanti a Semar, poi va in verticale nella zona dove ci arriva Torsello, parata ancora una volta di Gentile, ma il pallone rimane a disposizione di Lede, che riesce a mettere questo pallone in mezzo. Ci arriva Palma, lo stop, il tiro, il pallone deviato e poi messo fuori dalla difesa del Galatina, che prova adesso a ripartire, ma Stranieri anticipa il numero 14 di Zizzeri e poi D'Arcante mette ordine tornando da Casalino, che allarga a sinistra per Diop. Diop scambia con Caputo, ancora il pallone di ritorno per Diop, che è in aria, va anche al cross messo fuori. Il Galatina prova a ripartire adesso con Cambò, che apre a sinistra per Valente. Scambia l'1-2 con Rosato, ma non si chiude. Allora può ripartire ancora una volta il Casarano con Palma, che va in verticale, chiude tutto Dell'Atti, però recupera palla Palma, che apre a sinistra per Diop. Diop appoggia a Torsello, che apre poi a destra per Casalino. Casalino prova a liberarsi dell'avversario, subisce fallo e sarà calcio di punizione in zona calcio d'angolo per il Casarano. Intanto c'è un altro cambio per il Galatina. Lascia il campo Colazzo, ad entrare al suo posto sarà Solidoro all'88esimo. Intanto si incarica della battuta di questo calcio punizione Lede, che adesso chiede la distanza. Allora l'arbitro si avvicina per far allontanare il giocatore del Galatina. Sono saliti Stranieri e Casalino per sfruttare questo calcio d'angolo, che adesso viene battuto da Lede, basso nella zona di Caputo, messo fuori però. Adesso Diop di prima a destra per Marretti, che appoggia per Lede, ancora una volta il numero 15 va in avanti. Adesso Palma prova a recuperare il pallone, ce la fa, ancora Palma sul sinistro, se la porta sul destro, Palma prova il tiro e fa un grandissimo gol. Un grandissimo gol di Eugenio Palma col destro. Un gran gol di Palma, che ha scheggiato la traversa e poi è entrato in porta. E il Casarano adesso conduce per 5-0 all'89esimo. Intanto la Vetrana è andata in vantaggio a Bicelli grazie al gol di Salto. Quindi adesso la Vetrana è ancora avanti di tre lunghezze su Gallipoli e Casarano. Ricordiamo, il Gallipoli sta pareggiando col Corato per 1-1. Intanto il Casarano prova ancora a salire con Lede, che apre per Pluchino. Ancora il pallone per Lede, che ci prova la parata di Gentile. Il pallone però rimane lì. Pluchino deviato in calcio d'angolo. Il suo tentativo di rimettere in mezzo questo pallone. Intanto c'è un altro cambio per il Galatina, quando siamo giunti al 90esimo minuto. Uscirà il numero 11 Rosato e entrerà per questi ultimi minuti di recupero il numero 16 dell'Anna, classe 2000.
Intanto è pronta la battuta di questo calcio d'angolo. Pablo Lede, autore del gol del 4-0. Arriva il cross, il pallone nella zona di Palma, il pallone che rimane ancora lì. Torna ai tre piedi di Lede che la rimette in mezzo. Casalino di testa, parata di Gentile. Poi Marra prova a mettere fuori, ma ci prova Marretti col sinistro, pallone a lato. Intanto ci saranno 4 minuti di recupero. Pallone adesso nella zona del nuovo entrato dell'Anna, che però viene chiuso. Allora riparte ancora una volta il Casarano con Lede, che però sbaglia il passaggio. Allora prova a partire il Galatina, ma recupera ancora una volta Pluchino, che va da Diop. Diop prova a salire sulla fascia, scambia con Torcello, che ha provato a scambiare con Pluchino. Pallone intercettato da Valente, che prova a salire il pallone verso Zizzeri, che però è in posizione di fuorigioco. È stato bravo Casalino a salire e lasciare il proprio avversario in fuorigioco. Quando mancano più di 2 minuti a questa, alla fine di questo match, ricordiamo, il Casarano in vantaggio per 5-0. Tanto Marra apre per Valente. Valente ancora una volta è chiuso. Allora torna dietro da Minafia, che va ancora una volta da Valente. Scambia con proprio compagno, che poi va in verticale, ma non trova nessuno. E può ripartire il Casarano con Caputo, che sbaglia il passaggio, ma Pluchino non riesce a controllare il pallone. Messo fuori adesso è Palma, svetta di testa e appoggia nella zona di Lede. Lede va nella zona di Caputo, che però viene chiuso, rimessa laterale, e si appresta a batterle Eugenio Palma, autore di una doppietta, ricordiamo il secondo, un grandissimo gol con il destro. Non è neanche il suo piede preferito, ha fatto un grandissimo gol Eugenio Palma, sempre uno dei migliori per il Casarano. Intanto adesso il pallone che torna ai tre piedi di stranieri, che lo gira per Marretti. Marretti scambia con Torcello. Adesso Diop ancora una volta scambia con il numero 17, il nuovo entrato, il classe 2000 Torcello. Poi va in mezzo da Darkante, che la controlla col destro e poi col sinistro riapre ancora una volta per Diop. Scambia ancora con Darkante. Diop subisce fallo da parte del numero 13 Scheri. Quando manca meno di 1 minuto alla fine di questo match, il Casarano può sfruttare questo calcio di punizione battuto adesso da Antonio Darkante. Darkante prova a mettere questo pallone in mezzo nella zona di Caputo, che non ci arriva. Allora Gentile la controlla in due tempi. E la fa sua. Adesso prova a ripartire il Galatina, provare quest'ultima occasione. Ma finisce il match. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. È finito questa partita con il Casarano che ha vinto per 0-5 in questo match. Intanto con i risultati che arrivano da Biceglie, da Fasano e da Gallipoli, la classifica dice Fasano 55, Vetrana 53, Gallipoli e Casarano 50, e l'Omnia Bitonto che sta vincendo a Molfetta per 2-3, non sappiamo se è già finita, ma conduce per 2-3 la squadra bitontina. Si conquista l'ultimo posto per i playoff a quota 47 punti. Ricordiamo, il Casarano nel prossimo match sarà impegnato contro il Bitonto per una sfida di alta classifica, una sfida molto difficile e importante per la squadra di Mister Sportillo per continuare questa rincorsa ai playoff e sperare in un buon piazzamento.
Quindi allora ci sentiamo per la prossima partita del Casarano. Buona giornata a tutti. Ricordiamo che questo match è finito per 0-5. Nuova gamma Renault.